Sono Francesco Pastorelli, direttore della CIPRA Italia, il Comitato Italiano della Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. La nostra organizzazione si occupa soprattutto di tematiche ambientali, ma la sostenibilità da tutti i punti di vista è al centro della nostra azione. L'arco alpino, le regioni montane hanno affrontato negli ultimi anni delle sfide molto impegnative come l'invecchiamento e l'immigrazione della popolazione, ma il territorio alpino può diventare, e in parte già lo è diventato, anche un territorio di accoglienza per nuove popolazioni, per un ritorno di cittadini, per insediamento di giovani, di famiglie e anche per l'insediamento di richiedenti asilo, di persone che arrivano da altri continenti, da altri paesi del mondo. La presenza di migranti oggi è fondamentale nei territori rurali e di montagna, in particolare in settori come quello dell'agricoltura. Se non ci fossero loro, pensiamo che la maggior parte dei nostri alpeggi sarebbero costretti a chiudere, o dell'assistenza agli anziani. In questo ambito si sono sviluppate diverse interessanti iniziative nell'arco alpino e abbiamo avuto modo di verificare attraverso il progetto Pluralps come un territorio accogliente per chi viene da fuori e anche un territorio vivibile per i cittadini che vi risiedono. Dicevo di alcune esperienze, parlo ad esempio dell'inserimento di richiedenti asilo in cooperative di comunità che hanno dato modo a dei giovani provenienti da altri paesi, da altri continenti, di imparare un lavoro, di inserirsi nel settore agricolo, di fare un mestiere e di rendersi utili per un'economia montana che oggi altrimenti stenterebbe a trovare manodopera locale. A questi giovani è importante fornire servizi come è importante servirli alla popolazione residente.